Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG della provincia di Lucca. Partiamo proprio dal capoluogo, da Lucca, per la precisione da Santa Maria a Colle, dove questa mattina è andata in scena una nuova protesta su un argomento annoso, quello delle fognature. Sentiamo che cosa è accaduto. L'amministrazione comunale di Lucca deve trovare i soldi per completare le fognature a Santa Maria a Colle e nei paesi vicini. Questa è la richiesta del Comitato Uniti per l'Oltreserchio, che questa mattina ha dato appuntamento ai cittadini proprio su questo problema. Nonostante che abbiamo, diciamo, la fognatura ormai qui a 1 chilometro, il comune pare che non abbia messo neanche un euro sullo sviluppo e sul prosieguo di questa opera. Da decenni qui i cittadini scaricano nelle fosse in attesa che le opere vengano completate. Un paio di mesi fa però il comune ha inviato ai residenti l'ingiunzione di mettersi in regola con gli scarichi, dotandosi autonomamente di sistemi di depurazione, pena l'arrivo delle multe. Lettere che hanno fatto infuriare chi abita qui, che da anni, come detto, attende che sia il comune a completare le opere di allaccio. Tra l'altro, la spesa per mettersi autonomamente in regola, cioè scaricare sempre nelle fosse ma acque già depurate, si aggirerebbe sui 10.000 euro a famiglia. Da quello che so, qualche famiglia ha intenzione di non eseguire il lavoro e piuttosto di andare in giudizio per l'inadempienza del comune. Inoltre, la manutenzione delle fosse è trascurata e in caso di pioggia si verificano esondazioni, tanto che gli stessi cittadini hanno chiesto al comune intanto di rimediare a questa situazione. L'atmosfera del sopralluogo di questa mattina si è scaldata perché all'appuntamento si è presentato anche il presidente della Commissione Lavori Pubblici, Marco Santi Guerrieri, che ha difeso l'amministrazione Pardini spiegando che il comune non può al momento finanziare interventi sulle fognature perché è ormai prossimo il cambiamento del soggetto gestore delle acque. Motivo è semplice, allora diciamolo che è molto semplice, che GEA, la Fronano non esiste più. E che c'entra? Qui si chiedeva il comune, no? Non lo può fare se non c'è un accordo programmatico col ministero. Dite quello che vi pare, smentitemi, ma questo è. Ma secondo il centro-sinistra, Palazzo Orsetti, se volesse, potrebbe tirare fuori i soldi. La verità, dice l'opposizione, è che le priorità sono altre. L'amministrazione avrebbe il potere e il dovere di mettere delle risorse per finanziare questi investimenti, tanto più adesso che sta scadendo la concessione del gestore e non si può contare, come abbiamo potuto contare negli ultimi 10 anni, sui proventi della tariffa. Quindi tutte le bugie, le storie che vengono raccontate sono solo figlie di una volontà politica che è quella di penalizzare questo territorio per pensare alle feste e agli intrattenimenti. Passiamo a un altro argomento, ai comics. Ieri sera se ne è parlato alla trasmissione Venerdì, in onda su Noi TV c'erano il sindaco di Lucca Pardini e il direttore generale dei comics, Emanuele Vietina. Sentiamo com'è andata. Il caro affitti è un problema che inciderà negativamente sul futuro di Lucca Comics and Games. Lo ha detto il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ospite dell'ultima puntata di È Venerdì su Noi TV, insieme al direttore della manifestazione, Emanuele Vietina, nel commentare l'andamento della prevendita online, inflessione rispetto allo scorso anno, 215.000 i biglietti venduti ad oggi rispetto ai 275.000 del 2023. Il primo cittadino ha parlato di stabilizzazione dei numeri rispetto all'anno della vera ripartenza dopo il periodo della pandemia, rispetto al quale oggi la manifestazione ha registrato una crescita esponenziale, ma ha ammesso che quello degli alloggi potrebbe rappresentare un ostacolo per uno sviluppo ulteriore della grande fiera internazionale del fumetto. Chiaro che il caro affitti incide e questo ovviamente c'è una regola, domanda, offerta. E quel prezzo viene da quello, però chiaramente se non poniamo un'attenzione e noi come istituzioni ora e prima anche come società che organizza e cerchiamo di sottolineare quanto questo tema del caro affitti inciderà in maniera negativa sul futuro della manifestazione, non faremo il nostro lavoro. Vietina sottolinea come il caro prezzi abbia un impatto negativo in primis sugli espositori e come questo comporti a lungo andare una perdita di contatto con il territorio. Per la prima volta dei visitatori si sono trovati a dover decidere quale giorno venire a Lucca Comics and Games, perché la lunga permanenza diventava antieconomica. C'è una soglia oltre la quale anche il prodotto più interessante diventa non raggiungibile o comunque vi si deve necessariamente rinunciare. Cambiamo ancora argomento, ci spostiamo in Versilia per le previsioni sull'olio della prossima stagione.
Nonostante alcune preoccupazioni per il clima d'inizio fioritura degli ulivi, quella del 2024 sarà una buona raccolta che porterà sulle nostre tavole un olio di buona qualità, anche se con una produzione non eccezionale. Sono queste le previsioni che la Confederazione Italiana Agricoltori fa, riportando le impressioni dei produttori di olio versiliesi all'inizio della stagione della frangitura. Un'annata positiva dunque, grazie soprattutto ai fattori climatici pressoché ideali nei mesi cardine nella produzione di olive, soprattutto in primavera, al contrario di quanto avvenuto nel 2023, quando la produzione subì una drastica diminuzione a causa delle costanti piogge nel periodo di fioritura. Abbiamo avuto una partenza dal settore del momento della fioritura verso aprile, che ci ha lasciato un po' perplessi, ci sono state parecchie piogge, il vento non è stato eccessivo, però la situazione alla fine ha preso abbastanza corpo e quindi a giugno abbiamo avuto un buon inizio di fruttificazione. L'estate calda ha tenuto a bada la mosca e in particolar modo c'è stato un settembre, diciamo, proprio di quelli come vogliono gli olivicoltori. La resa non eccezionale al frantoio però ha come risultato quello di mantenere pressoché stabili prezzi al dettaglio, che resteranno sostanzialmente invariati rispetto a quelli dello scorso anno. A Pietrasanta adesso per il balcone del cielo, l'omaggio di Franca Pisani appunto a Pietrasanta. Un percorso attraverso 50 anni di produzione artistica, ma soprattutto attraverso i molteplici ambienti artistici e le molteplici tematiche toccati durante la sua carriera da Franca Pisani, artista grossetana che dal 2016 ha scelto di vivere e lavorare a Pietrasanta, ma nella quale non aveva ancora mai esposto. Una gestazione che però è esplosa nella grande esposizione intitolata Il Balcone del Cielo, che è stata inaugurata all'interno del complesso di Sant'Agostino con la curatela di Antonio D'Ambroso. Una mostra che ruota intorno all'allestimento realizzato all'interno della chiesa e dedicato all'universo femminile, con i 16 enormi teleri studiati dall'artista proprio per questo ambiente. Ecco che ho visto questa chiesa trasformarsi in mostre su mostre e finalmente quest'anno ho avuto la certezza che sarebbe venuta la mia mostra. E questi sono dei totem di arte pura, perché qui rappresento il segno. Voglio tirare fuori da queste creature tutto quello che c'è dietro, la nostra sofferenza, la felicità, la confusione, e loro rappresentano le donne viste da una donna. Accanto alla chiesa, le due sale del chiostro, quella dei Putti e quella del Capitolo, ospitano una retrospettiva del lavoro, anche scultoreo, di Pisani e un allestimento dedicato ai temi ambientali marini, tra cui quello dell'erosione costiera, con la grande scultura realizzata in sabbia e polimeri. Per noi è una bella soddisfazione, poi lei è da tanti anni che vive a Pietrasanta, quindi è nostra concittadina e quindi fa ancora più piacere. L'esposizione resterà visibile fino al 9 febbraio 2025. È tutto per il TG Provincia, grazie per l'attenzione e buona serata.